La domanda più profonda, forse, che questa pagina del Vangelo ci suggerisce questa mattina è questa: ma noi, come figli, siamo in grado veramente di attendere, di essere all'altezza del desiderio di Dio Padre, di vederci santi e di realizzare questo progetto che Lui ci chiama a vivere? Cioè, questo desiderio di Dio è alla nostra portata o è qualcosa che alla fine non si realizzerà mai? Questa sua sofferenza e questa nostra incapacità è qualcosa che non si può ovviare in nessun modo? Questa è la domanda, perché molti di noi a questa domanda dicono sì, è esattamente così. Questo giovane aveva anche questo desiderio, quello di cui parla il Vangelo, ma alla fine questa asticella gli sembra impossibile da superare. Questo è il peccato nella sua radice ed è questo quello che davvero il demonio insinua nel nostro cuore e nella nostra mente. Sì, vogliamo seguire Gesù, ma in definitiva questa cosa è proprio impossibile. E allora, in questo momento, a questo punto, dovremmo sentire forte, proprio come un urlo, la voce della Madonna, la voce dei santi. Siete qui perché attirati dalla bontà, dalla santità anche di Padre Pio. I santi che ci urlano e ci dicono: no, non credete a questa cosa. Tu sei fatto per diventare santo e il Signore ti darà tutte le grazie e tutta la forza, nonostante i peccati e i limiti che pure sperimenterai per realizzare questo progetto di Dio. Questa è la forza del Vangelo, questo è il fuoco di cui noi stessi dobbiamo animarci, dobbiamo alimentare nella nostra vita e nel mondo che ci circonda. Mi auguro che ciascuno di noi possa sperimentare la bellezza e la forza dell'amore di Dio nella sua vita.